Hilary Blasi dopo essere stata in vacanza fra la montagna e la Germania, paese dove abita il suo compagno, Bastian Müller, è tornata a casa ed ha trovato il frigo vuoto. Per questo motivo è stata costretta ad andare alla Coop e fare rifornimento per tutta la famiglia. Fra cibo e igiene personale ha speso 600 euro e lo scontrino, pubblicato da lei nelle storie, è diventato virale. Considerando però che è una spesa fatta dopo settimane di vacanza, che ha varie bocche da sfamare, figli, governante. E che è stata fatta in un supermercato della capitale, non ci vedo niente di anomalo in quella cifra. Solo la scorta di cialde da caffè l'ha pagata circa 13 euro. Hilary Blasi, 600 euro di spesa alla Coop. Ecco cosa ha comprato e le foto dello scontrino. Ma cosa ha comprato? Per i più curiosi questa è la lista leggibile dallo scontrino. 5 confezioni di fiocchi di latte del marchio Naturella, burro classico, del pane bianco, delle banane marchio Coop, insalata mista, mele verdi Granny Smith, 3 confezioni di olive verdi denocciolate, 2 confezioni di feta, un sacchetto del banco pescheria, calamari, orate e del prosciutto cotto scontato del 10%. La conduttrice ha poi comprato dei cetrioli, un passato di pomodoro della Cirio, tonno sott'olio, risi pronti della Bonduelle, rucola, pesche e ben 6 vasetti di yogurt greco magro. E ancora, latte Zimil, ricotta, uova fresche, olive ripiene alla scolana, latte di riso, detersivo per i piatti, salmone norvegese e salmone affumicato, caffè qualità rossa della Lavazza, sale fino, sale grosso, parmigiano reggiano, nuggets di pesce, crackers di segale e infine una sfilza di prodotti per la cura della persona. Assorbenti Saugella, proteggislip, deodorante spray, shampoo ultra dolce, acqua micellare.